Mancano letteralmente pochissimi secondi all'equatore. 3, 2, 1, 0! Se avessimo immaginato questo momento, ottobre del 2019, quando con il nostro van avevamo raggiunto il punto più a nord del viaggio in Alaska, probabilmente non avremmo mai pensato di arrivare a distanza di 3 anni con tutto ciò che è successo alla metà del mondo. Con la consapevolezza di oggi, credo che sia stato proprio questo l'obiettivo del nostro viaggio: godersi ciò che succede ogni giorno con pochi programmi. E siamo sicuri che questo grande viaggio, che in realtà è anche dentro di noi, non finirà in Argentina, ma proseguirà per tutto il resto dei nostri giorni. Oggi però dobbiamo festeggiare, siamo arrivati all'equatore, la linea che separa gli emisferi, inverte le stagioni e fa cambiare verso i vortici. Ma non è la metà del continente americano, questa linea immaginaria si trova in Costa Rica e quindi, cartina alla mano, noi abbiamo già superato la metà del nostro viaggio sulla panamericana. Oggi andremo a vedere un sito archeologico qui in Ecuador. Siamo ancora nella regione di Imbabura, una delle regioni del nord delle Ande dell'Ecuador. Ci siamo fermati in questo spiazzo, infatti lì c'è il nostro van. Ieri siamo arrivati con un po' di nebbia e non sapevamo come fosse il paesaggio. Non ce ne siamo resi conto perché ieri c'era nebbia quando siamo arrivati, ma sotto qui c'è un precipizio, una valle profondissima che probabilmente una delle tante valli di quel vulcano lì. Stiamo notando che ci sono tanti tendoni, sembrano serre ma non sappiamo di cosa sono, indagheremo. Possiamo dire che l'Ecuador si sta rivelando una nazione veramente adatta al campeggio in libera. Era da tantissimo tempo che non trovavamo degli spazi così belli, immersi nella natura e con una vista così panoramica. Fino a qualche minuto fa si vedeva la cima del vulcano Cayambe. Me li sto studiando tutti, 5700 metri, con il suo cono vulcanico ricoperto completamente di neve. Ormai mancano pochi primi all'equatore. Siamo pronti per approdare nel prossimo emisfero. Stiamo per entrare nel sito archeologico delle piramidi di Kochaski. Ci sono anche tanti piccolissimi lama che scappano perché sono spaventati. Le piramidi sono totalmente ricoperte di vegetazione a terra. C'è un sentiero e c'è la nostra guida che ci spiegherà tutto. E la particolarità è che queste piramidi hanno una forma davvero insolita, a forma di T maiuscola. Oggi siamo studenti per un giorno perché c'è una scuola con noi e quindi siamo tornati ragazzini. Adesso assieme alla guida stiamo visitando queste piramidi che sono per lo più nascoste dalla terra e furono scoperte all'inizio del 1900 e gli archeologi hanno attribuito una funzione molteplice, ovvero sia di tombe che di osservatorio astronomico, ma anche di astrologia, perché qui ci sono due calendari importantissimi, il calendario solare e il calendario lunare, dove con il calendario lunare venivano definite le fasi lunari che servivano a molteplici scopi, dall'agricoltura alla salute. Siamo arrivati in un punto dove c'è un calendario lunare che utilizzavano soprattutto per le coltivazioni e ancora adesso si usa seguire le fasi della luna. Queste due piattaforme corrispondono al calendario agricolo. Ellos mencionano che la numerazione encontrada qui è esatta e questo talvez si funzionò come un calendario. Questo invece è il calendario solare. Ed è veramente incredibile pensare che questi calendari risalenti a popoli pre-Inca funzionino benissimo, considerando che il mese che utilizzavano era quello lunare, con 28 giorni, per un totale di 13 mesi in un anno. E inoltre queste piramidi sono a forma di T, sia per accedere alla cima della piramide dove c'era l'ingresso che ormai adesso è interrato, e sia per una funzione strutturale trovandosi in pendenza.
È un vero peccato che quando questo posto è stato dichiarato sito archeologico, le popolazioni locali sono arrivate e hanno derubato praticamente tutto. Ed ecco come erano fatte le piramidi se viene tolto lo strato di terra che c'è. Sono gradoni di pietra vulcanica. Una cosa molto curiosa è la posizione di questo luogo, che è praticamente a soli 3 primi dall'equatore e ha una vista su 22 vulcani e fa di questo posto uno dei punti più vicini al sole, perché l'Ecuador, oltre ad avere la metà del mondo per la sua altitudine, è proprio il punto più vicino al sole. Si può sentire veramente l'energia che c'è in questo posto. È dove si concentra la maggior quantità di calore, di energia, e stava più cerca del suo dio di iniziazione e vita, che fu il sol. Toma gran importanza il sol, la luna e por ende las montañas, puntos altos. E questa è la famosissima Cruz Andina, la croce andina, che è diversa dal nostro crocifisso, ma è più per orientarsi che un simbolo religioso, e simboleggia i 4 punti cardinali, e i 4 lati simboleggiano i 4 elementi: aria, terra, fuoco e acqua. Oi. Sirva, sirva. Sirva, sirva. Así, así, más rápido, más rápido. Stiamo fischiando per far arrivare gli animali, gli alpaca e lama. E il signore ci ha detto che fischiando arrivano, infatti stanno correndo perché sanno che c'è qualcosa da mangiare. Eccoli che arrivano, che belli. Wow. Belli! Belli! Ciao! Lui è il più socievole. È truccato, sembra che abbia l'eyeliner. Ah, Pepe! Ciao, belli! Sì, lo che sei, c'è la sbavotta. Wow! Che trucco! Siamo vicini all'equatore e quindi adesso è mezzogiorno in punto, in realtà sono 12:20 ed è il momento in cui l'ombra è la più corta. Infatti si può vedere che la mia ombra in questo momento è piccolina. E in pratica ci sono 2 giorni all'anno, che sono gli equinozi, in cui alle 12:18 in punto qui all'equatore l'ombra non c'è. Salutiamo questo sito archeologico davvero interessante e andiamo a mettere qualcosa sotto i denti, ovviamente tipica dell'Ecuador. Oggi entriamo in una fabbrica di biscotti ecuadoriani, i famosi biscochos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Com'è sto biscotto? È tipo una schiacciata, molto fragrante, con tanto burro, però è buono. Ho preso questo formaggio avvolto nella foglia, non so, per me sembra uno snack. È come mozzarella. Mm-hmm. Io continuo a mangiare i biscochos. Con questo stiamo provando la famosissima colada morada, fatta con la mora e ci sono dei pezzi di frutta. Questa praticamente è la combo della merenda ecuadoriana di questo dipartimento: colada morada, biscochos e queso. E noi stiamo provando. Oggi è l'ultimo giorno nell'emisfero nord. Come ci dice il nostro GPS, ci troviamo a 0 gradi 1 minuto e 59 secondi latitudine nord. Oggi infatti ci dirigiamo alla linea equatoriale, mancano solo 5 km, quindi procediamo, addio emisfero nord. La giornata non è veramente il massimo perché sta pioviginando,
Mancano letteralmente pochissimi secondi all'equatore. 6. Conto la rovescia. Attenzione. 4, 3, 2, 1, 0. Eccoci all'equatore. E infatti adesso ci fermiamo perché c'è un museo. Ecco qua il monumento, la metà del mondo. Ed ecco la linea equatoriale, questa qui. Con l'ingresso che è costato 3 euro, adesso una guida ci spiegherà tutte le curiosità dell'equatore. Io non vedo l'ora perché questo è un posto che aspettavo tantissimo. Ormai sono passati 2 anni da quando abbiamo passato il Tropico del Cancro in Messico e quindi questo è un altro punto importante. Importante, siamo a metà. Emisfero nord-sud, nord-sud. Tenemos un margen de error de 1 milímetro de precisión. Sin embargo, la línea ecuatorial es una franja de 14 metros de ancho. Entonces, este es el Ecuador medio, porque desde aquí hay 7 metros para el norte y 7 metros para el sur. Y un milímetro va a moverse entre los 14 metros, pero en largos periodos de tiempo, ¿sí? Cada 26.800 años por el movimiento de precesión de la Tierra. In pratica la linea equatoriale, questa qui, è stata tracciata nel 2005 e ha una precisione di 1 millimetro. La guida ci ha spiegato che all'inizio del Novecento era arrivata una missione francese per studiare tutte le grandezze e la teoria di Newton, che diceva che appunto la Terra poteva essere divisa in quadranti, che era più schiacciata ai poli, e quindi vennero qui per dimostrare proprio tutto questo, perché l'Ecuador è l'unico stato nel mondo dove la linea equatoriale passa attraverso le montagne, e questo significa che poteva esserci un riferimento chiaro per prendere le grandezze esatte quando il sole era a mezzogiorno. Ed è stato proprio in questo posto dove si riuscì per la prima volta a misurare l'arco terrestre, sfruttando la presenza di punti fissi sui vulcani e la durata del giorno di 12 ore. Qui il sole sorge sempre alle 6 e tramonta sempre alle 18. Inoltre, in questi anni si stabilì che l'unità di misura del metro fosse la decimilionesima parte della distanza geodetica tra l'equatore e il polo. Infatti, la distanza tra l'equatore e il polo è proprio di 10.000 km. All'equatore è possibile vedere, a seconda dei mesi, sia le costellazioni dell'emisfero nord che quelle dell'emisfero sud, cosa che non si può fare in nessun altro punto del mondo. Este sitio è un reloj e un calendario solare. Questo fu costruito para entender el comportamiento del sol durante todo el año, para ver por dónde sale y por dónde se oculta. Entonces es un símbolo que se puede encontrar en diferentes culturas solares, un mosaico, un sol de 8 puntas, y en el cual esto está creado también para recordar el profundo conocimiento en el contexto de lo que es la cosmovisión andina y el calendario andino. La práctica de la agricultura, los rituales, las ceremonias, el uso del agua, tener ordenamientos territoriales, organizaciones sociales. L'orologio solare che stiamo visitando funziona sia come un vero e proprio orologio, guardando la proiezione d'ombra al suolo, e sia come calendario, misurando l'angolo della proiezione rispetto al sole. Maggiore sarà questo angolo e più ci troveremo vicini a un solstizio, mentre se l'angolo è zero ci troveremo in un equinozio. Ovviamente non poteva scappare la curiosità sul verso dei vortici del classico esperimento casalingo, ma davvero possiamo apprezzare la forza di Coriolis nei due emisferi così vicini all'equatore? Entonces, el efecto Coriolis es prácticamente la dirección del agua en el hemisferio norte va en sentido horario y en el hemisferio sur va en sentido antihorario. Pero eso solamente ocurre en grandes masas de agua, es un efecto natural. No se lo puede demostrar en una lavacara, en un recipiente al norte y al sur de la línea, porque eso es una manipulación y una manipulación conlleva a un truco. Y un truco expone una parte que es una mentira. Y eso a veces es visto como pseudociencia. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque el efecto Coriolis es demasiado débil para ser demostrado en cortas distancias y en pequeñas cantidades.
Infine, la guida ci spiega che la nostra convenzione di guardare la Terra da nord a sud non è proprio la stessa delle popolazioni antiche, che vedevano la Terra da oriente a occidente. Además porque la palabra norte viene de la India, y en el inglés antiguo es norte y norte significa izquierdo. Esa es la etimología de la palabra norte. Por eso en Europa hay países que adoptaron esa etimología. Como por ejemplo Noruega, en inglés Norway, que es un país que está a la izquierda. Sur es derecho, y si queremos orientarnos en cualquier parte del mundo debemos pararnos de frente al este. Esta palabra, oriente, en latín, es el sinónimo del sol naciente. Es el mismo término que se asocia con la orientación para el ser humano en todo el mundo. Entonces, solamente así podemos entender cómo funciona el tiempo, el espacio, el clima, las estaciones, la biodiversidad. La guida ci teneva a farci sapere che questo è l'unico sito dove la linea equatoriale è marcata con questa precisione, perché quello più famoso, che si trova a pochi chilometri da qui, non è proprio il veritiero, e questo si può vedere utilizzando il GPS. La giornata, oltre ad essere stata davvero interessante, sancisce l'inizio ufficiale del nostro viaggio nell'emisfero sud, e ad aspettarci come prima tappa c'è la più grande città dell'Ecuador.